Adesso la spiaccica! E dai, House, la vendetta di Draghilla l'hai già vista 15 volte! Lo sai che all'ultimo viene salvata da Yamamoto Zaccatari! Oh. Vedi, Zed, magari questa volta non ce la fa! Oh, poverina, è spacciata! Non è riuscito a salvarla! Non verrò più al cinema con House, è troppo pericoloso! Sturate le orecchie, testoni! C'è stato un furto ai Galaxy Studios e il proprietario degli studi ha richiesto due agenti scelti per la sorveglianza notturna. Oh, caspita! Gli studi cinematografici! Vado io, Capitano Harris! House, ho detto due agenti, ma è anche vero che tu vali per due! Oh, anche per tre, grazie, signore! E abbiamo pensato di creare una nuova attrazione con l'orrido gorilla, il famoso scimmione di tanti film. L'orrido gorilla? Oh, wow! Incontrarlo è il mio sogno, sono un suo grande fan. Ma è soltanto un robot. Prego. Direi che è molto di più, è una star. Più grande di Schwarzenegger, più grande di Rambo e più grande di... chiunque altro. Ieri notte dei ladri ci hanno sottratto gli schemi del progetto. La nuova attrazione che ha il gorilla come protagonista comincerà sabato. Quindi non deve succedergli nulla. Non gli toglierò gli occhi di dosso, signore. Bravo, molto bene. Ti proteggo io, cucciolone bello. Caspita, c'è un attore straordinario. Mi sei piaciuto tantissimo quando hai tirato fuori l'auto dal fiume per salvare la ragazza. Ok, liscio come l'olio. Sta attento, idiota, non deve sentirci nessuno. Ladri, li sistemo io. Convince, non ho mai pilotato un affare del genere prima d'ora. Il capo dice che è una sciocchezza. Basta premere il pulsante d'avviamento e poi spostare in avanti quella levetta. Fermi là, ladrone! Mi ha beccati, eh? Sbirri, sarà meglio cambiare aria. Non andrete lontano. Proviamo da questa parte. Andate da qualche parte, forse? Prendiamolo! Aspetta, no! Aspetta! Voi due siete in arresto per tentato furto di gorilla. Che razza di incompetenti! Gli darò una mano. Ehi, chi ha tolto la corrente? Chissà dove sono. Sono fuggiti, ma per fortuna il gorilla è salvo. Vi siete fatti mettere dentro sacco da uno solo poliziotto! Sì, sarà stato anche uno solo, Herr Kranz, ma era grosso almeno quanto due sbirri. Diciamo pure tre. E si è dato molto da fare per proteggere quel gorilla. Heinz, vai, non voglio sentire scuse. Vi ho pagato perché mi portate il robot. E visto che voi siete degli incapaci, non mi resta che convincere quel tipo a collaborare con me. Che va là? Vediamo tuo profilo. Ah, carino, sì, bella bronzatura, bello ciccione. Grazie, tutto merito della mia dieta. Mi presenti, mio nome è Frederick Kranz. Sto girando un film e lei mi sembra perfetto per protagonista. E io? In un film? In un vero film? Si intitolerà L'ardua cattura dell'orrido gorilla. Tenga, questa è la parte che deve imparare. Giriamo su questo stesso set domani notte. Caspita, io ho un attore. Chissà quando lo sapranno gli altri. Non preoccuparti, orrido gorilla. Non preoccuparti, orrido gorilla. Non preoccuparti, orrido gorilla. Non preoccuparti, orrido gorilla. Ehi, Marlon Brando, guarda che farei tardi. Accidenti, hai ragione. Farò tardi sul set. Io mi riferivo al turno di guardia. Ah, anche a quello. Certo, non è Robert Redford. Non mi convince, Hightower. Perché mai un regista dovrebbe scegliere come attore per il suo film uno come House? Vediamo cosa può dirmi il computer su questo signor Kranz.
Molto bene. Siamo alla scena in cui lei corre a cercare rinforzi per salvare il suo adorato scimmione. Quando io dico azione, lei legge sua battuta e poi corre fuori da quella porta e non torna indietro finché non dica stop. Ho capito. Quando vuoi, orrido gorilla. Chuck, scena 1, azione. Non preoccuparti, orrido gorilla. Non permetterò che ti facciano del male. Avanti, avvicinate la scala. Ora devo aspettare che dica stop. Finalmente il bestione è tutto nelle mie mani. Chissà perché diavolo ci mettono tanto. Quello sbirro in piccione. Me ne sbarazzerò una volta per tutte. Oh! Ehi, gorilla, sono io, Aus! Oh, non mi riconosce. Oh, questo non c'era sul copione. Oh, Yakamoto, dove sei quando ho bisogno di te? Dovrai accontentarti, di uno Yankee! Quel peluche cosa porta, il 200 di piede? Kranz, sappiamo che è lei a controllare il robot. Non faccia stupidaggini! Che paura! Li schiaccerò come formiche! Ce ne fosse uno che mi dia retta, mettiamoci al riparo! Fermo, testone! Potrei anche arrabbiarmi! Va bene, amico, e allora giochiamo duro! Oh! È decisamente più forte di me. Basta perdere tempo con questi idioti. Auf Wiedersehen. Che facciamo? Che ne direste di fare due passi al chiar di luna? E avete permesso a uno smidollato pseudo-regista di soffiarvi da sotto il naso un gorilla alto 90 metri? Si è trattato di un errato calcolo tattico, di una svista. In poche parole hai fatto bottiglione. Si dice fiasco. Voglio che lo prendiate e lo riportiate indietro sano e salvo. Ora! Lo faremmo con vero piacere, signore, se non avessimo un piccolo problema di trasporto. Quel gorillone ci ha disintegrato le auto. È stato orribile. Non tema, capitano. Tuck e Callahan sono già sulle sue tracce. Se solo mette fuori il naso, lo acciuffiamo. Ma se falliscono, distruggerà l'intera città e la colpa sarà solo sua, signore. Sparite! Muoversi, muoversi, muoversi! Guarda, un gorilla gigante. È anche più divertente che al cinema. Adesso azioni il comando della voce, mi fa impazzire quando ringhia. Non siamo qui per giocare, abbiamo una missione da compiere. Signore, molli la cassaforte! Ah, è il colmo! Io abbassarmi a ubbidire a quella pulce! Nessuna risposta. Lancerò un colpo di avvertimento. Colpito! Attento, Tuck! Quei piedi piatti impareranno a mettersi sulla mia strada! Siamo in un bel impiccio, Tuck! Non ce la faremo mai da soli! Sarà anche alto 90 metri, ma io ho pur sempre il mio bazooka. Forse è meglio chiedere aiuto. Parla, Tackleberry, abbiamo un 201. Quella era la mia moto! Resisti, Tuck! Arrivo! Scappa, Tuck! Arrenditi, scimmione! Sappi che sono cintura nera e intorci dita! Splendido destino, polverizzati nel compimento del proprio dovere! Li ho
ho spiaccicati, capo. Non mi hanno lasciato altra scelta. Ora riprendiamoci quella scatoletta. C'è mancato un pelo. Il delinquente ha abbandonato la scena del crimine. Guarda, ha lasciato delle tracce. Non so come, ma devo averlo colpito. Seguiamo questa traccia di olio e vediamo dove porta. E seguendo le tracce, siamo arrivati a questi vecchi studios abbandonati. Vuoi dire che l'orrido gorilla è nascosto qui dentro? Oh! Teniamo gli occhi bene aperti. Herr Kranz non vuole ficcanasi mentre lavora sul gorilla. Lasciali a me, Mahoney. Stanno vilmente approfittando del mio eroe. Questo ti fa grande. Salve, gente. Mi riconoscete? Buttate le armi o sono costretto ad usare le maniere forti, capito? Ti stai invitando a nozze, piedi piatti. Peggio per voi. Sparerò col mio lancia in pasto. Eccolo qua. Falli salire in auto, House, che non sporchino i sedili. Va bene, ragazzi, ecco il mio piano. Sono riuscito ad ottenere una copia dei circuiti interni del gorilla. Tutto quello che dobbiamo fare è staccare dei fili verdi. Sono quelli che alimentano il generatore principale e si trovano qui. Ci sono dei volontari per la missione? Ok, andiamo io e bella vista! Bravi! Noi invece appostiamoci nella casa di fronte, nel caso succeda qualcosa. Spero solo che quel mangiacrauti non ci veda. E adesso cerchiamo di trovare quei fili verdi. Bianco, giallo, rosso, porpora, rosa, arancione, occhi picchio. Controllati, Zed, stai calmo. Calmo, io sono calmo. Il blu, lavanda, giallo Milano, terra di Siena. Sarà meglio che il prossimo sia verde oppure io. Di nuovo quegli sbirri non hanno ancora imparato la lezione. Oh no, ci ha visto! Mahoney, aiuto! Qua in vista. Ok, sparate soltanto quando gli vedete i peletti sul mento. Pronti con i ramponi? Puntate! Fate fuoco! Perché non ho fatto il vigile urbano? Oh, i ragazzi sono nei guai! Eccomi, amici! Oh, oh, oh! Saltate su! Ti trovo dispettini! Ho bisogno di spazio! Così va meglio. E adesso che cosa facciamo, Mahoney? Cercheremo di attirare il perfido Kranz in una trappola e per questo ci servirà un esca appetitoso. Che ne dici della mia splendida collezione di lombrichi? Ecco, io pensavo a una ricca e procace ereditiera nel superattico del Galaxy Studio Hotel. Ma certo, quando Kranz saprà che viaggia con gioielli per $1,000,000, userà sicuramente il gorilla per rapinarla, vero? E noi lo faremo scivolare su una buccia di banana. Già, ottimo. Peccato però che non conosciamo nessuna ricca ereditiera. Oh, basterà un velo di trucco e un'ombra di rossetto. Sì, è un po' di pubblicità sulla bella Fifila Callan che semina oro e diamanti in tutta quanta la città. Oh, bonsoir, mes amis, merci, merci! Attico, s'il vous plaît. Da questa parte, Miss Fifi. Merci, sei stato molto gentile, garçon. Oh.
Oh. Qui, Kalan. Sono in posizione. Rispondi, Maoni. Pare che il nostro gorilla abbia ingoiato l'esca. Kalan, l'orrido pelosone sta arrivando. Stasera metterò a segno la rapina più clamorosa di secolo. Ma dove sono Zed e Switchak? Senza di loro è un guaio. C'è da perderci la testa. Una testa sulla strada? Oh mio Dio, dov'è? Non ti agitare, guiderò io. Ah, sì, ecco, tieni pure. No, Zed! A quanto pare ci sono visite. E di quei due neanche l'ombra. Devo a tutti i costi guadagnare tempo. Non si entra così nella camera di una signora. Non posso venire ad aprire, ho le mani occupate. Finalmente, era ora che arrivaste. È fatta! Hai diritto di non parlare, hai diritto di fare solo una telefonata al tuo veterinario. Una trappola. Kalan Amon, missione compiuta. Brava figliola. House, tu sei pronto? Pronto al tuo via, Maoni. Ok, gente. Pronti? Puntate fuoco! Devo assolutamente cercare di liberarmi. Alla fine il bene vince sempre sul male. Ehi, lasciami andare, bestione. Stai aggredendo un tutore dell'ordine. Sì, per la precisione, l'agente Kalan. Lasciami andare subito, ti depilo pelo per pelo. No. Da bambino ho sognato di fare il trapezista. Molto gute, adesso buttate le armi o butto la ragazza. L'avete sentito? Ok, amico, ora entri in ballo tu. Devi salvare la bella dalla bestia. Io? Sì, questo è il mio momento, proprio come al cinema. Eccomi, scimmione, all'attacco! Capoccione, ti schiaccerò come la tina vuota. Niente paura, sono venuto a salvarti, principessa! Apprezzo il pensiero. Viva! Ce l'ho fatta! Io proporrei di filare alla svelta. Giusto. Oh, mi sono sfuggiti! Adesso tocca a noi, Jones. Ma ci pagano abbastanza per questo. Io lo faccio per il brivido. Chuck, motore, si vola! Sorpresa! Ed ora un piccolo arresto in perfetto stile kung fu. Va da qualche parte, signore. Catturato il gorillone, arrestato il gorillino. Oh, ragazzi, che sballo! Ma dov'è il mio gorilla preferito? Eccolo lì! Oh, devo scattare una foto! Beh, certo che è più carina Jessica Lange.